Il ciuccio di Nina. Quando smetterai di tenere sempre quel ciuccio? Chiede la mamma. Mai, risponde Nina. È il mio ciuccio. Ma quando sarai grande dovrai pur sbarazzartene. Nina si mette il ciuccio in bocca. Assolutamente no. Lo porterai anche quando andrai a spasso? Sicuro, assieme ai biscotti al cioccolato. Anche quando andrai in piscina? Sì, ci farò i tuffi e le immersioni. E quando sarai grande e andrai a lavorare? Non te ne separerai proprio mai? No, no, il mio ciuccio starà sempre con me. E quando ti sposerai? Starà benissimo con il mio vestito. Dopodiché Nina va a passeggio. Improvvisamente un lupo esce dal bosco. Un lupo spaventoso, cattivo e affamato. Arr! Bambina, adesso ti mangio. Ehi! Esclama Nina. E lasciami stare! Come? Chiede il lupo che non ha capito. Lasciami stare! Il lupo continua a non capire una parola. Eh? Che cosa hai detto? Nina si leva di bocca il ciuccio e urla. Sei brutto, cattivo e puzzi! Lasciami stare! Il lupo va su tutte le furie. Ah sì? Sono brutto? Sono cattivo, puzzo! Stai a vedere, marmocchia! Puff, tieni, succhia questo, ti calmerà! Di colpo, il lupo non ha più voglia di mangiarsi Nina. Il lupo spaventoso, cattivo e affamato è diventato un cucciolo, dolce, tenero e coccolone. Sorridendo, sparisce nel bosco. Non tornerà mai più. Nina rientra in casa. Dov'è finito il tuo ciuccio? Chiede la mamma. Spero che tu non l'abbia perso. No, risponde Nina. L'ho regalato a qualcuno che ne aveva veramente bisogno.